Universale dice questo: bussati sarà aperto, chiediti sarà dato. Quindi dobbiamo essere noi a volere il cambiamento e a cercare il modo di farlo. In questa espressione di volontà ci saranno forze invisibili e anche visibili che ci aiuteranno. Ma se rimaniamo lì, seduti sulla sedia, ad aspettare che il cambiamento ci bussi alla porta per accoglierci, non arriverà niente, arriverà solo la catastrofe ormai incipiente che sta devastando il pianeta. Pier, è possibile dire che il pianeta si stia quasi riposando prima dell'ultima aggressione o comunque sia di un qualcosa di sempre più importante, ecco? Sì, ieri ho visto un film, Sante, molto veloce perché in questo periodo ovviamente cerco di non guardare cose angoscianti, però mi sono visto un film che si intitola E venne il giorno. Non so se tu l'hai visto. No, però lo vedrò. È un film di quel regista indiano, Shimalayan o qualcosa del genere, so il nome, non me lo ricordo bene. È praticamente un film dove a un certo punto in questa zona d'America incominciano le persone ad avere questo istinto suicida incomprensibile. E alla fine si scopre che era una neurotossina emessa dalle piante, perché le piante praticamente avevano ormai percepito l'uomo come una minaccia per la loro sopravvivenza e quindi hanno cambiato la loro chimica mettendo questa neurotossina che di fatto spingeva gli uomini al suicidio nel momento in cui c'erano grossi assembramenti. E il tutto si risolve tra le peripezie del protagonista che scopre appunto la vera causa, poi il dibattito va nelle arene scientifiche e nelle arene televisive e praticamente c'è questo programma, sto un po' spoilerando, ma è un vecchio film, quindi in ogni caso se lo volete vedere, praticamente questo scienziato che dice, ecco, è un avvertimento della natura, perché comunque questi fatti erano accaduti in una zona estremamente circoscritta degli Stati Uniti d'America e viene ridicolizzato questo scienziato. Cioè, praticamente, ah, ma non è possibile, ma troppe teorie, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, ribadisco, questo scienziato diceva, questo che è accaduto è un avviso, non è un'aggressione, è un avviso di quello che potrebbe accadere a livello mondiale se l'uomo non la smette di distruggere il pianeta e quindi la vegetazione, la flora e la fauna. Quindi, questa scena si chiude con questo scienziato che viene ridicolizzato. Cambia la scena e ci sono i giardini pubblici di Parigi e praticamente, ovviamente la neurotossina era, diciamo, distribuita e sparsa in giro dal vento, e ci sono i giardini pubblici di Parigi, adesso il lapsus non mi viene il nome, famosissimi, le Champs-Élysées, appunto, credo che fossero. E praticamente si vedono gli alberi mossi dal vento. Quindi dopo, diciamo, passa del tempo, dopo che c'era stato questo dibattito televisivo in cui lo scienziato che aveva detto che era un avviso della natura viene ridicolizzato e tempo dopo a Parigi ricomincia di nuovo. Quindi noi rischiamo di ritrovarci nella stessa situazione che è accaduta in questo film, cioè che il coronavirus passi, che alla fine il tutto verrà affossato come un caso passeggero e l'uomo ricomincerà ad attaccare e a distruggere il pianeta, dopodiché la natura darà il via alla sua fase finale di difesa e lì avremo grossi ma grossi problemi. Questo non lo dico io, lo dicono tutte le profezie del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento, le profezie moderne della Madonna, della Santa Madre, lo dicono i messaggi extraterrestri, lo dicono gli scienziati. Vorrei ricordare che nel 2017 15.000 scienziati hanno firmato una lettera aperta dicendo che entro una ventina d'anni, se l'uomo non ferma la sua azione devastatrice dell'ecosistema, il pianeta morirà e noi con esso. Quindi non stiamo oggi parlando più di profezie, di religione, stiamo parlando di scienza. Quindi a parer mio, sì, Sante, questo è un avviso, un drammatico avviso, un doloroso avviso, ma
Se noi non cambiamo, noi non cambiamo, rischiamo di scomparire nella stragrande maggioranza della faccia della Terra. Anche perché vorrei ricordare, amici, che al di là del coronavirus, le cui cifre sono importanti, ma di fatto sono minime rispetto alle cifre delle morti per cancro, per diabete, per droga, per alcol, per incidenti stradali, per malattie cardiache. Sono minime le cifre del coronavirus. L'ecatombe degli esseri umani dovute alle varie malattie, quindi allo squilibrio apportato nella natura, che è anche il nostro corpo, sono enormemente più alte, però non sono infettive e il sistema le accetta e le gestisce senza problemi. Il coronavirus no, esce fuori da certe logiche, è incontrollabile, attacca tutti, buoni e cattivi, poveri e ricchi, ignoranti e sapienti, quindi il sistema si è spaventato perché non riesce a gestire questa pandemia, mentre invece tutte le altre, ben più gravi dal punto di vista del numero di morti e situazioni, il sistema le gestisce. 9 milioni di aborti, anzi più di 10 milioni di aborti nei primi mesi del 2020, centinaia di migliaia di morti per le guerre, quindi il coronavirus è una voce minimissima nella cartella, nella lista del numero dei morti che ci sono nel mondo. Quindi non è il problema dei problemi, è sì un problema, ma è un problema che è diventato conclamato e ha messo la popolazione nel terrore solo perché da mattina a sera c'è il bollettino dei defunti, c'è il bollettino dei rischi in televisione, ma non si sa. Pochi sanno che, ad esempio, ogni anno solo in Italia muoiono 185.000 persone per problemi cardiaci di vario genere. Quindi cifre spaventose di cui nessuno si cura perché rientrano in una presunta, tra virgolette, normalità. Che normalità non è? Prima non si moriva di cancro come oggi. Io, quando ero ragazzino in Sardegna, il cancro era una malattia rarissima. Oggi la maggior parte dei conoscenti del mio piccolo paesino che muoiono, la maggior parte è per tumore. Quindi io non capisco questo essere umano, se l'intelligenza ce l'ha davvero o dove cavolo c'ha la testa. Quindi tutti schiacciati dal panico, tutti chiusi in casa, tutti con le mascherine, giustamente sono d'accordo per il coronavirus. Ma scusate, ma non vi siete accorti che la nostra qualità della vita è peggiorata enormemente, che moriamo per gravissime malattie molto di più? L'Alzheimer, il Parkinson erano sconosciuti 40-50 anni fa, erano casi rarissimi. Oggi abbiamo Alzheimer o Parkinson in giovani esseri umani. Quindi io mi chiedo, da ricercatore, ma in questo mondo, ma ce n'è vita intelligente?